ragazzi, qui è Gio360 e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi siamo qui con un torneo incredibile. Ho creato una competizione con tutte le squadre inglesi, 64 squadre messe in un unico torneo. Chi la spunterà, chi vincerà, lo scopriremo insieme in questo video. Prima di iniziare però, io come sempre vi chiedo di lasciare un bel mi piace per supportare questa tipologia di contenuti e soprattutto se volete vedere anche un torneo con tutte le squadre spagnole e tutte le squadre francesi. Vi ricordo che abbiamo già fatto la versione italiana e la vincitrice è stata la Juve. Se non avete visto il video, andate a vedere, è uscito un paio di giorni fa sul mio canale. Avete messo like al video e ora finalmente possiamo iniziare. Allora, fortunatamente qui su questo gioco sono presenti anche i campionati di terza divisione e di quarta divisione inglese. Per questo motivo le squadre sono di più rispetto a quelle che ho messo nella versione italiana del torneo. La struttura però non cambia, andiamo subito a vedere i gironi. Ci sono 8 gironi, no, non è vero, sparato a caso. Gruppo A, quindi 1, 2, 3, 4, 5, se ho azzeccato, 6, 7, 8, ho azzeccato, sì, 8 gironi, ci sono 8 gironi, signori, 8 gironi, anche perché 8 per 8 fa 64, quindi se sono 64 squadre, 8 per 8, 64, quindi ci troviamo, non c'è nessun intruso. Questi qui sono i gironi. Seguiremo in modo ravvicinato le big, che sono 5. Le ho scelte ovviamente prendendo in considerazione la potenza che il gioco attribuisce a ciascuna squadra. Seguiremo infatti lo United nel gruppo H, gruppo G abbastanza strano, con anche il nostro Oxford United, mamma mia, con Taylor. Il Liverpool nel gruppo F e c'è pure il Wimbledon, altra grandissima squadra che noi abbiamo utilizzato nella nostra storia delle carriere. Abbiamo poi nel gruppo E il Chelsea con anche il Tottenham, il Newcastle e il West Ham, quindi girone molto 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 complicato. Il gruppo D senza nessuna big, il gruppo C nessuna big ma c'è il Cambridge United, altra nostra formazione storica. Gruppo B con il Manchester City, gruppo A con l'Arsenal. Ogni squadra affronterà una sola volta tutte quante le altre, quindi ogni squadra giocherà 7 partite. Non perdiamo tempo allora e iniziamo subito, perché voglio vedere rapidamente l'esordio di tutte quante le big. Abbiamo visto nella versione italiana che ci sono state tantissime sorprese, big eliminate, l'Inter che addirittura non ha passato un girone con squadre di serie B. È successo di tutto. Partiamo visualizzando l'esordio dell'Arsenal, che sulla carta affronta una squadra molto debole e finisce 2-2. Finisce 2-2. L'Arsenal stava perdendo, ha segnato Odegaard all'83esimo. Questa squadra è di terza o di quarta categoria? No, categoria no, però è di terza o quarta divisione. Sono sceso troppo in basso, sono sceso. Mamma mia! Subito primo colpo di scena, l'Arsenal fallisce il primo passo. Adesso c'è il Manchester City. Vediamo, vediamo il Manchester City con Haaland se riesce a vincere la prima. Sì, ma solo all'83esimo e tra l'altro Haaland non segna neanche. Guardiamo l'esordio anche del Chelsea che sfida il Newcastle, forse la partita più difficile per adesso. Cosa viene fuori? Un 1-1, anche il Chelsea stava perdendo, gol di Cucurella. Io già me lo vedo l'Oxford United in finale, io già me lo vedo. Il Liverpool con il QPR, partita sulla carta scontatissima, vediamo come finisce con un 2-0. Lì il Liverpool per adesso è la prima big che riesce a vincere e a convincere. Prima partita anche per il Manchester United, l'ultima big che dobbiamo visionare. Affrontano il Norwich nella loro prima gara, finisce 2-0, anche il Manchester United risponde al Liverpool. Bene, abbiamo completato quindi il primo giro di partite, adesso tocca di nuovo all'Arsenal. Il recap della classifica, delle classifiche dei vari gironi, verrà fatto dopo la quarta giornata. Quindi non perdiamo tempo, seconda partita per l'Arsenal che sfida il Wolverhampton in trasferta. Cosa viene fuori? Un 3-1, 3 punti per la squadra di Arteta. La seconda partita invece del Manchester City contro una squadra che non conosco, probabilmente di terza o di quarta divisione inglese. Vediamo se il Manchester City vince. Vince e c'è anche il primo gol di Haaland al 35esimo. Nella versione italiana il capocannoniere del torneo è stato Dusan Vlahovic. Vediamo se Haaland riuscirà a rispondere al giocatore della Juventus. Ora tocca al Chelsea con il Derby County. Andiamo subito alla simulata, vediamo se il Chelsea riesce a portarsi a casa i 3 punti e lo fa segnando anche 3 gol. Occhio alla prossima gara perché c'è il nostro Wimbledon, Wimbledon Liverpool. Attenzione, attenzione, squadra che noi conosciamo molto molto bene. Vediamo se riusciamo a fermarli, se lo fermano il Wimbledon. Io ti amo, raga, io ti
tipo Wimbledon. Io tipo Wimbledon, tipo per il Cambridge, tipo per l'Oxford, tipo per le nostre squadre, cavolo. 2-2 con Momo Salah che sbaglia il calcio di rigore all'85esimo. Il Wimbledon riesce a strappare un punticino e magari forse anche la qualificazione, chi lo sa. Adesso c'è la seconda partita del Manchester United. La prima sono riusciti a vincerla, adesso affrontano il Forest Green e si portano a casa altri 3 punti con gol di Rashford e gol di Bruno Fernandes. Inizia la terza partita, il terzo giro tocca all'Arsenal. Andiamo subito alla simulata, vediamo se la squadra di Arteta riesce a vincere questa partita. Sì, con gol di Jorginho e gol di Gabriel Martinelli. Terza partita anche per il Manchester City. Anche questa partita sulla carta dovrebbe essere ampiamente scontata e finisce con un 3-2. Ci pensa Grealish a regalare i 3 punti all'87esimo alla squadra di Pep, con Haaland che non segna un solo gol in 3 partite per l'attaccante del Manchester City. Per adesso risultato deludente per lui. Questa invece è la prossima gara, Chelsea-West Ham. Attenzione perché il Chelsea ha già fallito una gara e non possono assolutamente perdere altri punti per strada, e infatti riescono a vincere ma solo all'89esimo con gol di Mount. Tra l'altro il West Ham era anche con l'uomo in meno. Continuiamo perché c'è la partita del Liverpool che sfida l'Aston Villa. Una partita veramente molto molto interessante, una partita che potrebbe essere equilibrata. Finisce 4-2, gol di Salah al 76esimo, gol di Gakpo, doppietta di Salah e gol di Diogo Jota. Il Liverpool continua la sua cavalcata verso la qualificazione. Adesso c'è il Manchester United all'Old Trafford che sfida il Blackpool. Andiamo direttamente al risultato. E questo è pesante, eh? E questo è pesante. E questo è pesante. Blackpool 2, Manchester United 1. E questa è veramente pesante. Inizia ufficialmente il quarto giro. E allora, signori, occhio perché è l'ultimo giro. E poi guardiamo la classifica. Vediamo i gironi, vediamo le classifiche per vedere un po' come è la situazione anche delle altre squadre. Andiamo subito alla simulata della quarta partita dell'Arsenal che si porta a casa 3 punti segnando 3 gol. Ora tocca al Manchester City che sta vincendo tutte quante le partite. Sfida il Brentford. Vediamo se riescono a portare a casa altri 3 punti. No! L'occupata doppietta di KDB, 2-2. Il Manchester City perde 2 punti e Haaland non segna ancora. Un solo gol in 4 gare per lui. Risultati veramente assurdi. Adesso c'è il Chelsea che sfida il Salford che ha 0 punti all'ultimo posto nel girone. Ho visto prima 3-2. Gol di Koulibaly, gol di James e gol di Sterling. Allora il Chelsea con questa vittoria forse condanna il Salford all'eliminazione. Adesso c'è il Liverpool. Possiamo vedere rapidamente un piccolo spoiler della classifica. Primo posto con 7 punti il Nottingham Forest, quarto con 6 punti. Andiamo direttamente alla simulata, andiamo direttamente al risultato e finisce 3-3. Nottingham Forest ferma il Liverpool che forse perde il primo posto del girone. Adesso c'è l'ultima partita, Manchester United che si trova al terzo posto. Non possono fallire questa gara, non possono fallire questa vittoria. 1-0, gol di Martial al 13esimo, basta un gol di Cortomuso, 3 punti a casa. Ora siamo praticamente a metà, quindi è giunto il momento di andare a vedere un po' com'è la situazione dei gironi. Partiamo dal gruppo A con l'Arsenal al primo posto con 10 punti a pari merito con il Kelantan Town. La mia pronuncia incredibile, si vede che sto studiando inglese. Poi abbiamo una caterva di squadre a quota 4, 4-4-4-4-4, lì può succedere di tutto. In queste squadre c'è anche il Wolverhampton che sulla carta è più forte di tutte quante le altre, tranne ovviamente l'Arsenal. Nel gruppo B invece clamorosamente il Brighton di De Zerbi è primo con il Manchester City secondo a 10 punti. La qualificazione comunque non dovrebbe essere un problema. Nel gruppo C abbiamo il Cambridge quinto però a pari punti con il Leeds, quindi occhio ragazzi, occhio perché il Cambridge ce la può fare. Crystal Palace primo con 4 vittorie su 4. Nel gruppo D non c'è nessuna sorpresa, tutte squadre più o meno sullo stesso livello. C'è il Barrow, una squadra con cui ci abbiamo fatto anche la carriera, però purtroppo si trovano al settimo posto. Nel gruppo E abbiamo il Chelsea a pari punti con il Tottenham e poi anche a pari punti con il Bristol City, 10-10-10, e poi occhio al Newcastle che rischia l'eliminazione, anche se il distacco è comunque importante dallo Stoke City e dal West Ham. Nel gruppo F il Liverpool al primo posto, c'è il Southampton al secondo a quota 7, tantissime squadre a quota 7, l'Aston Villa a quota 6 e il nostro Wimbledon a quota 4. Anche Wimbledon può passare il turno, è difficile però comunque i punti non sono tantissimi. Nel gruppo G abbiamo il Watford primo con 10 punti, c'è l'Hull City, c'è Leicester e poi c'è il nostro Oxford United che se la gioca, perché sono tutte quante a 4. L'ultimo girone è quello H con il Manchester United primo e poi c'è Norwich lì a pari punti con lo Swansea, quindi una bella sfida per passare il turno. Bene, abbiamo fatto un grande recap e quindi possiamo andare subito a vedere la quinta partita dell'Arsenal contro il Birmingham. Come finisce? 2-2. L'Arsenal perde ancora qualche punticino per strada. Abbiamo visto che comunque la situazione non è critica e quindi queste squadre così forti, anche se perdono qualche punto, possono comunque riuscire a superare il girone. Poi ovviamente in base a come lo superi il girone ti cambia il cammino, perché se tu superi il girone come
come quarta, allora poi sfiderai la prima, e la prima di un altro girone è quasi sicuramente una big. Quindi anche questi punti alla fine sono importanti. Occhio, perché qui abbiamo un super big match, la prima contro la seconda, il Brighton di De Zerbi contro il Manchester City di Pep Guardiola. Andiamo direttamente al risultato, vediamo chi la spunta. La spunta il Manchester City con Haaland, che segna due gol, quindi si riprende, ma poi cade sbagliando il calcio di rigore. Comunque il City si porta a casa tre punti. Avanziamo, perché c'è il Chelsea secondo che sfida lo Stoke City quinto. Vediamo come finisce questa partita con... porca vacca, 3-1, 3-1, e attenzione che forse il Chelsea adesso rischia. Liverpool West Bromwich, il Liverpool è quarto con 8 punti. Il Liverpool di Klopp non può fallire questa gara contro il West Bromwich. Vediamo come finisce 2-1 con Mo Salah, che sbaglia ancora un rigore. Questo è il secondo che sbaglia. Comunque il Liverpool si porta a casa 3 punti fondamentali. Continuiamo il nostro percorso, perché c'è il Manchester United secondo che sfida l'ottava, quindi l'ultima della classe, l'ultima del girone. Finisce 4-2 con doppietta di Martial, gol di Rashford e gol di Eriksen. Penultima partita adesso per l'Arsenal, secondo posto per loro. Andiamo direttamente al risultato, e finisce 2-1 con Partey che regala i 3 punti alla squadra di Arteta. Penultima partita anche per il Manchester City, che è praticamente sicuro del primo posto nel girone. Vediamo se riescono a vincere con il Sunderland, riescono a vincere con tripletta di Mahrez, mamma mia. Era interessante poi anche vedere la classifica capocannonieri, attenzione signori, perché qua ci vuole uno zoom sul girone, perché il Chelsea rischia clamorosamente di non passare il turno. Devono sfidare il Tottenham, squadra che si trova al primo posto, squadra che sta facendo un cammino veramente molto molto importante, e non sarà facile per loro, appunto perché il Tottenham sta facendo bene. Andiamo direttamente alla simulata Tottenham-Chelsea, forse primo spartiacque della del video. 3-2, 3-2, vince il Tottenham, che ipoteca il primo posto nel girone, e adesso rovina il Chelsea. Incredibile, clamoroso raga, clamoroso. Poi nell'ultima partita riguardiamo il girone, Liverpool-Southampton, il Liverpool è sicuro praticamente della prima posizione. Andiamo direttamente al risultato, penultima partita, 2-1, gol di Diogo Jota, gol di Salah. Continuiamo, non ci fermiamo, perché c'è il Manchester United che deve giocare la penultima partita contro il Preston. Andiamo direttamente al risultato, finisce 1-1 e Antony regala un punto alla squadra di Ten Hag. E adesso finalmente c'è l'ultima gara signori. Questa è la classifica del gruppo, del primo gruppo, quello dell'Arsenal, un gruppo in cui sì, qualcosa sotto si deve ancora decidere, ma l'Arsenal è comunque sicuro del passaggio del turno. Sarà fondamentale però andare al primo posto. Ma chi sono quelli lì signori? Cioè la rivelazione, hanno fatto 5 vittorie e un pareggio, incredibile. Sono praticamente la rivelazione del girone. Vediamo se l'Arsenal riesce a vincere contro questa squadra strolopiteca. 2-1, gol di Zinchenko e gol di Saka. Dopo andiamo a vedere il girone per capire se l'Arsenal è passato come primo o come secondo. Adesso c'è il Manchester City con... però mi fa vedere sempre la classifica dell'Arsenal. Vabbè, posso cliccare però e vedere la classifica del Manchester City. 16-16, se il Manchester City vince si porta a casa la bellezza dei 3 punti ovviamente, e anche il primo posto con un ottimo Brighton. E qui signori il girone è praticamente deciso, perché come potete vedere c'è troppo distacco tra la quarta e la quinta. Andiamo direttamente quindi alla simulazione, cosa viene fuori? Un 3-1, quindi il Manchester City passa come prima. E adesso c'è il Chelsea signori, adesso c'è il Chelsea, guardate questo girone, dove sta il Chelsea? Datemi il Chelsea, eccolo qui, 10-10, c'è lo Stoke City a 9, c'è il West Ham a 9, il Chelsea fortunatamente, attenzione, il Chelsea è andato, il Chelsea è salvo, perché le altre hanno già giocato. Che fortuna ragazzi, hanno rischiato, le altre hanno già giocato, quindi non possono scavalcare il Chelsea. C'è lo scontro per il terzo e il quarto posto, ma ovviamente cambia poco, ecco. Molto fortunato il Chelsea, che stava praticamente facendo la fine dell'Inter, che non è riuscita a passare il girone. Andiamo al risultato, vediamo cosa viene fuori. Un 1-1, e quindi il Chelsea ipoteca anche il terzo posto nel girone. Ci è andata bene. Abbiamo adesso il Liverpool sicuro del primo posto? No, e invece sì, perché? Perché le altre hanno già giocato e quindi possono anche perdere l'ultima partita contro il Bolton. Vediamo come finisce con un 3-0 secco. E adesso andiamo all'ultima partita con il Manchester United. Occhio, perché il Manchester United si gioca proprio il primo posto del girone contro lo Swansea. Basta un pareggio però alla squadra di Ten Hag per ipotecare la prima posizione. Andiamo direttamente al risultato, e finisce 4-1, è finita. Gol di Rashford, gol di Antony, gol di Rashford e gol di Martial, tutto nel secondo tempo. Abbiamo finito, i gironi sono andati. Adesso c'è il Manchester United con il Burnley. Perché signori? Perché siamo nel turno 1. Ora però voglio vedere chi è passato. Passa l'Arsenal, passa il City, passa il Brighton, il Brentford e il Millwall. Voglio vedere però le nostre squadre, ultimo
posto clamoroso per il Cambridge. Porca vacca, a testa alta però, il Cambridge di Uce, a testa alta. Neanche il Wimbledon riesce a passare purtroppo. Quinto posto con 7 punti, l'Aston Villa va avanti. E anche l'Oxford non ce la fa per un solo punto. Cavolo, che peccato. Tutte le nostre squadre del cuore eliminate. Adesso però andiamo subito a vedere i 32esimi di finale, perché c'è lo United con il Burnley, poi c'è l'Arsenal con il Leicester. Manchester City Chelsea. Vedete cosa accade quando il Chelsea arriva terzo e il Manchester City primo, che poi il turno 1 in questo caso diventa molto complicato. Già una big quindi verrà fatta fuori clamorosamente. Se passa il Chelsea è qualcosa davvero di assurdo. Questa è la terza pagina comunque del turno 1. C'è il Brighton di De Zerbi, che comunque è un cammino abbastanza facile. C'è il Watford con il Brentford, e questa è l'ultima pagina con il Liverpool che affronta il Coventry City. Va bene, andiamo quindi subito alla prima partita, Manchester United Burnley. Vediamo se succede qualcosa di clamoroso. La partita finisce ai rigori. Che cosa ha rischiato lo United? Che cosa ha rischiato lo United? Vince ai rigori, vince ai rigori e passa il turno. Ma che rischio, che rischio, che rischio. Porca di quella miseria. Adesso c'è l'Arsenal che sfida il Leicester. Una grande sfida, cavolo, non me ne ero accorta, non l'avevo vista. Arsenal-Leicester, grandissima sfida con il Leicester che nella vita reale purtroppo è retrocesso. Andiamo direttamente al risultato, vediamo se la squadra di Arteta riesce a vincere. Invece no, perché c'è Vardy che è immortale, c'è Vardy che è retrocesso nella vita reale, però vuole portare in cima al mondo, all'universo il suo Leicester. Clamoroso, l'Arsenal eliminato, l'Arsenal di Arteta fatto fuori. Adesso c'è il Manchester City che sfida il Chelsea, big match clamoroso. Occhio ragazzi, perché se il Chelsea passa dopo quel girone orribile è qualcosa di assurdo. Vediamo cosa viene fuori. Un 2-0, gol di Mahrez, gol di Haaland, 4 tiri a 2. Ci pensa comunque Haaland a chiudere il match all'81esimo. Il Manchester City elimina il Chelsea e mi sento di dire che è giusto così, perché il City ha fatto un grande cammino, il Chelsea no, e quindi meritava di andare avanti il City. Adesso c'è il Liverpool, l'ultima squadra che dobbiamo vedere di questo turno 1. Liverpool contro Coventry City. Andiamo direttamente alla simulata e finisce con un 4-1, bel segnale della squadra di Klopp che passa il turno. Due squadre comunque eliminate, ne stiamo seguendo 5, adesso ne restano 3, Arsenal e Chelsea fatte fuori. Andiamo a vedere però il tabellone degli ottavi: Manchester United, Aston Villa, Leicester, Newcastle, Tottenham, Wolverhampton, Manchester City, Millwall, sorteggio abbastanza easy, Liverpool, Swansea, Blackburn, Hull City, Watford, Sheffield United e Norwich contro il Bolton Albion. Cavolo sto dicendo, porca miseria, non ho azzeccato neanche una pronuncia. Andiamo ragazzi, andiamo subito a vedere la prima partita di questi ottavi: Manchester United, Aston Villa. Andiamo alla simulata. Lo United passa il turno. Eliminati. Incredibile, il Manchester United eliminato. Pazzesco ragazzi. L'Aston Villa con l'uomo in meno, Digne espulso al 92esimo, praticamente tutti i tempi supplementari con l'uomo in meno, e nonostante questo più possesso palla, stesse occasioni e stessi tiri in porta. Partita equilibrata. E allora quando c'è equilibrio ma sulla carta in realtà c'è una squadra più debole, allora è giusto che vada avanti la squadra più debole, perché hanno battuto una squadra più forte. L'Aston Villa va avanti. Adesso c'è il Manchester City che stiamo seguendo, e stiamo seguendo anche il Liverpool. Il Manchester City sfiderà il Millwall, quindi andiamo subito a vedere il risultato finale. Una partita sulla carta che non ha praticamente nulla da dire. Infatti è così: 3-0, Gundogan, Grealish e Haaland. Poi sarà interessante vedere anche il capocannoniere di questo torneo. Comunque il Manchester City passa il turno. Adesso c'è il Liverpool. Solo due big sono rimaste, Liverpool e City, di quelle che stiamo seguendo noi. Andiamo al risultato, vediamo se il Liverpool risponde al City. Risponde sì con Gakpo, Salah e con Diogo Jota che segna nel primo tempo. Purtroppo quindi accettiamo l'eliminazione del Manchester United. Attenzione, perché ho già visto una partita tosta, Tottenham, Manchester City, Aston Villa, Newcastle, Norwich, Sheffield United, Blackburn Rovers, Liverpool. Mamma mia signori, andiamo subito al risultato. Tottenham, Manchester City, big match clamoroso, che finisce con Haaland che
decide il match. Si è tenuto i gol per le partite importanti. All'89esimo, occhio perché Son aveva segnato all'88esimo, eh. Poteva cambiare tutto, poteva riaprire tutto, invece no. Ci pensa Gundogan a richiudersi, ci pensa Haaland, scusatemi, a richiudere il match. Passa l'Aston Villa contro il Newcastle, passa il Norwich contro lo Sheffield, Norwich in semifinale. Mamma mia, è sicuramente la sorpresa fino ad adesso. Occhio al Blackburn Rovers che potrebbe far fuori il Liverpool. Attenzione signori, che le sorprese qui non sono finite, le sorprese qui sono dietro l'angolo. Andiamo subito alla simulazione e finisce 2-1 all'85esimo, come il Manchester City Liverpool la spunta negli ultimi minuti. Mamma mia, mamma mia. Adesso però non datemi la semifinale City Liverpool. Eh no, dai, non me la date, non me la date questa semifinale. Vediamo subito Aston Villa City. Ok, occhio alla super finale City Liverpool. Aston Villa Manchester City, Norwich Liverpool. C'è da dire che comunque il Liverpool ha avuto un cammino veramente facile, eh? Il Manchester United ha fatto fuori il Chelsea, ha fatto fuori anche il Brighton, vabbè, nel girone per passare come primo. Sono stati bravi a far fuori il Tottenham. Porca miseria, invece il Liverpool cammino molto molto semplice. Prima partita comunque, prima semifinale, Aston Villa Manchester City. Andiamo direttamente alla simulata e incredibile Aston Villa in finale. Incredibile ragazzi, incredibile, incredibile, incredibile. L'Aston Villa in finale al 116esimo, pazzesco, pazzesco ragazzi, pazzesco. Adesso c'è Norwich e Liverpool. A questo punto datemi la finale Aston Villa Norwich. Che vi devo dire? A questo punto datemi la finale Aston Villa Norwich. Dai, adesso tifiamo per il Norwich. Andiamo subito a vedere la partita. Andiamo dentro. 3-0 secco, 3-0 secco. Non c'è partita. 3-0 secco, la finale del torneo, quindi sarà Liverpool Aston Villa. E ci siamo signori, è tutto pronto, c'è il pubblico delle grandi occasioni per assistere a questa finale clamorosa. Liverpool Aston Villa, lo stadio esattamente spaccato in due, a sinistra il Liverpool, a destra la sorpresa, l'Aston Villa che ha fatto fuori clamorosamente il Manchester City in semifinale. Questa è la coppa signori, che si porterà a casa ovviamente la vincitrice di questa super finale. Non perdiamo tempo e prepariamoci ad assistere a questa finale Liverpool Aston Villa. Ho notato che c'è una nuova visuale, però devo dire che mi stuzzica. Attenzione qui, tocco dentro, destro, sinistro, non ci arriva nessuno, spazza via il Liverpool. L'Aston Villa parte bene, occhio a contropiede perché c'è Gakpo che allarga dall'altro lato per Robertson, occhio perché dall'altro lato alza la mano Mamo Salah che vuole la palla invece va Jones e poi c'è Diogo Jota che sblocca la finale dopo 9 minuti. Il primo affondo è stato dell'Aston Villa, ma il primo vero graffio è del Liverpool, il pugile Diogo Jota, 1-0. Vi ricordo che alla fine faremo un super mega torneo con tutte quante le vincitrici. In questo super mega torneo per adesso c'è solo la Juve e il Liverpool vuole raggiungere la squadra di Allegri. Attenzione però perché la partita non è finita, l'Aston Villa ha fatto fuori il Manchester City, quindi non sono qui per caso. Attacca il Liverpool con Gakpo dentro, attenzione davanti alla porta, Diogo Jota, doppietta di Diogo Jota in 19 minuti. Forse il Liverpool ipoteca già la partita. Grande giocatore di FIFA Diogo Jota, è molto bravo, non so se lo sapete ma è molto bravo, ha raggiunto anche ottimi risultati su Foot, è molto bravo a giocare, bravo Diogo Jota, bravo su FIFA e bravo anche a giocare a calcio con i piedi. 2-0, doppietta per lui che decide momentaneamente questa finale. Mamo Salah diventa buona per Gakpo, tocco interessante per Ederson, attenzione Ederson destro secco, parata di Martinez che tiene in piedi l'Aston Villa ad un passo dal KO tecnico. L'Aston Villa purtroppo non è scesa in campo, hanno consumato tutte quante le energie per battere il Manchester City e quindi forse non c'è spazio per fare due miracoli. Attenzione qui, Diogo Jota si gira, se la mette sul destro, Gakpo, Diogo Jota si scambia la palla, Diogo Jota destro, deviazione, ancora calcio d'angolo, il Liverpool la vuole chiudere già nel primo tempo. L'angolo viene battuto corto, Mamo Salah prova a metterla dentro, vediamo se c'è il tocco, c'è per Henderson che appoggia dall'altro lato per Robertson che temporeggia, 32esimo, tocco per Salah, dentro per Gakpo che perde palla, però c'è Diogo Jota che è scatenato e poi perde palla. Vediamo se l'Aston Villa riesce in qualche modo a ripartire. No ragazzi, per adesso non c'è partita. Diogo Jota sfiora la tripletta e sfiora il 3-0. La squadra di Emery completamente in bambola, 35 minuti di dominio della squadra di Jurgen Klopp. Attenzione perché c'è una mini reazione dell'Aston Villa con Young, tocco dentro, occhio perché in mezzo c'è qualcuno, vincono un rimpallo, attenzione può anche quasi tirare in porta, pallone dentro, basso Van Dijk, poi retropassaggio Alisson, spazio
passa via rischia il Liverpool. Una partita che stanno letteralmente dominando e non la possono buttare così, con una sciocchezza. Per adesso comunque non c'è partita, 5 tiri a 1. Anderson, attenzione qui, quasi power shot. Power shot che l'Aston Villa riesce in qualche modo a respingere. 57esimo, la partita si è un po' addormentata, tanto possesso palla. Ma l'Aston Villa purtroppo non può stare fermo. Deve fare qualcosa. Young, tocco dentro, attenzione, 1-2, la palla è buona, può metterla dentro. Young temporeggia, è troppo tempo perso però. Occhio, destro secco, c'è Van Dijk che ferma tutto. Mancano ormai 28 minuti alla fine, 27 anzi, più recupero. Più passa il tempo e più le speranze dell'Aston Villa svaniscono. Il Liverpool cerca di addormentare la partita facendo un po' di possesso palla, magari facendola girare. Ma l'Aston Villa non pressa e quindi stanno facendo praticamente il gioco del Liverpool. Nel frattempo arriva anche qualche cambio, signori, perché entra Thiago Alcantara, attenzione qui, perché c'è Momo Salah che stava prendendo la palla. L'Aston Villa però non riesce a ripartire. Dominio totale della squadra di Klopp. Thiago Alcantara, primo pallone, Diogo Jota tripletta, la decide lui questa finalissima, tripletta di Diogo Jota, Aston Villa KO, Aston Villa a casa, Liverpool campione del torneo. E adesso lo possiamo dire, non c'è stata partita, il Liverpool vince meritatamente. Mi sarebbe piaciuto vedere una finale diversa, come ad esempio un Manchester City-Liverpool, però l'Aston Villa ha fatto fuori clamorosamente la squadra di Pep, quindi meritava di essere presente qui oggi. Peccato perché non hanno praticamente giocato, hanno faticato per tutta quanta la partita, non hanno costruito neanche una vera azione. Il Liverpool ha dominato dal primo fino all'ultimo minuto e quindi mi sento di dire che questo 3-0 è un risultato più che giusto. Mancano 10 minuti alla fine, vediamo se l'Aston Villa riesce forse almeno a segnare il gol della bandiera. Occhio a questo cross, la palla è buona, di testa colpisce, parata super di Alisson, prima vera occasione costruita dall'Aston Villa all'83esimo. Troppo tardi però, esce intanto il man of the match Diogo Jota, entra Luis Diaz, calcio d'angolo, Douglas Lewis di testa, non ci arriva nessuno, attenzione qui a Bailey che la stoppa poi di testa, occhio, non ci arriva nessuno, fallo, invece no, l'arbitro non fischia. Adesso mancano 5 minuti, che sta succedendo? Qua ho visto un giocatore pattinare, non si sta capendo più niente, sono stati tutti quanti gli schemi, mancano 3 minuti alla fine, possesso palla del Liverpool, accenno di pressing dell'Aston Villa, ma questo accenno di pressing doveva arrivare prima, ormai è troppo tardi, mancano 60 secondi e l'Aston Villa è sotto 3-0, direi che è il momento sbagliato per iniziare a pressare. Sbagliano comunque l'appoggio, contropiede, non c'è tempo, neanche per l'ultima azione. Il Liverpool vince questo torneo, il Liverpool quindi accede al super torneo dove c'è già la Juventus e devo dire che accede anche meritatamente a questo torneo. Concludiamo questo video quindi gustandoci questi festeggiamenti del Liverpool che si porta a casa la coppa e si porta a casa anche la qualificazione al super mega torneo. Che cosa ne pensate di questo risultato? Fatemelo sapere qui sotto con un commento e mi raccomando lasciate un bel mi piace se volete vedere già domani o dopodomani un torneo con tutte le migliori squadre spagnole. Successivamente ci sarà poi quello francese, quello tedesco e così via. Cercheremo di fare un torneo per ogni super mega campionato, poi magari per quanto riguarda i campionati minori potremmo anche unire più campionati e quindi fare un super torneo per vedere chi la spunta, per vedere chi si qualifica al super mega torneo. Io vi saluto e vi ringrazio, grazie mille per aver visto questo video dall'inizio fino alla fine, grazie per il supporto. Grazie per ogni cosa, ci vediamo direttamente domani con un nuovo video qui da Liverpool. È tutto, a domani, bella!